Grazie a tutti per essere venuti. Oggi continuiamo con lo studio della Bhagavad Gita così com'è. Bhagavad Gita significa canto del beato. E Krishna stesso, Dio la persona suprema che parla ad Arjuna, suo intimo amico e suo caro devoto. E gli esprime e parla di questa conoscenza, della scienza della realizzazione spirituale, perché Arjuna è un suo intimo amico e non ha invidia per lui. Quindi Krishna si esprime pienamente. E oggi parleremo di un aspetto molto importante che Krishna menziona in questo 13° capitolo, la natura, il beneficiario e la coscienza. Nel verso 8 si parla dell'umiltà. No, Vishnu Paraya, Krishna Paraya, Shrimati Radhanaswami, Tinamine. Namo Vishnu Paraya, Krishna Paraya, Bhutale, Shrimate, Bhakti Vedanta, Swami, Tinamine. Namaste, Sarasvate, Deve, Gauravani, Pracharine, Nirvishesha, Shunyavadi, Pashyate, Adeshakarine. Vancha, Kalpata, Rubhyacha, Kripa, Sindhubhya, Evacha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Grazie ancora per aver accettato l'invito, per essere venuti. Un saluto anche agli amici e devoti che seguono da casa. E Mangala, mi puoi prendere il libro dei canti, quello blu con la copertina? Allora. Leggo direttamente il verso, giusto di Krishna, non c'è sul monitor. Ecco, questo è il verso che leggeremo oggi. Lo ripeto prima parola per parola. Amani tvam, Adambi tvam, Aimsa, Shanti, Arjavam, Acharya Pasanam, Socham, Stairyam, Atmavinigraha. Ok, in realtà questi sono quattro versi. Bhagavad Gita, capitolo 13, versi 8-12. Noi oggi leggeremo solo il primo verso, poi continueremo con i successivi. Ah. Amanitvam adambitvam Aimsakshantir arjavam Acharya upasanam socham Stariam atma vinigraha Amanitvam adambitvam Aimsakshantir arjavam Acharya upasanam socham Stariam atma vinigraha Amanitvam adambitvam Aimsakshantir arjavam Acharya upasanam socham Stariam atma vinigraha Amanitvam adambitvam Aimsakshantirarjavam Acharyopasanam socham Acharyopasanam socham Stai
Atma Vinigraha. Sayam Atma Vinigraha. Amaitvam Adam Vitvam. Amaitvam Adam Vitvam. Shanti Arjav Arjavam. Ahimsa Shanti Rajavam. Yopashanam Saucham. Acharya Pashanam Saucham. L'umiltà. Adam Bitvam. La modestia. Ahimsa. La non violenza. Shanti. La tolleranza. Arjavam. La semplicità. Acharya Pashanam. La ricerca di un maestro spirituale autentico. Socham. La purezza. Stairiam. La costanza. Atma Vinigraha. L'autocontrollo. Allora, poi ci sono altri tre versi, leggo direttamente la traduzione in italiano di questi quattro versi. Quindi traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Goswami, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. L'umiltà, la modestia, la non violenza, la tolleranza, la semplicità, l'accettazione di un maestro spirituale autentico, la purezza, la costanza, il controllo di sé, la rinuncia agli oggetti del piacere dei sensi, la libertà dal falso ego, la percezione che nascita, malattia, vecchiaia e morte sono mali funesti, il distacco dai legami familiari e l'equanimità in ogni situazione, piacevole o dolorosa, la devozione pura e assidua per me, il desiderio di vivere in luoghi solitari e il disinteresse per la società materialistica, il riconoscimento dell'importanza della realizzazione spirituale e la ricerca filosofica della verità assoluta, io dichiaro che questa è conoscenza e ciò che vi si oppone è ignoranza. Qui ricordiamo che Krishna è Dio, la persona suprema che parla. Adesso ripetiamo insieme. L'umiltà. L'umiltà. La modestia, la modestia, la non violenza, la non violenza, la tolleranza, la tolleranza, la semplicità, la semplicità, l'accettazione di un maestro spirituale autentico, l'accettazione di un maestro spirituale autentico, la purezza, la purezza, la costanza, la costanza, il controllo di sé, il controllo di sé, la rinuncia agli oggetti del piacere dei sensi, la rinuncia agli oggetti del piacere dei sensi, la libertà dal falso ego, la libertà dal falso ego, la percezione che nascita, malattia, vecchiaia e morte, la percezione che nascita, malattia, vecchiaia e morte sono mali funesti, sono mali funesti, il distacco dai legami familiari,
il distacco dai legami familiari, l'equanimità in ogni situazione, l'equanimità in ogni situazione piacevole o dolorosa, piacevole o dolorosa, la devozione pura e assidua per me, la devozione pura e assidua per me, il desiderio di vivere in luoghi solitari, il desiderio di vivere in luoghi solitari, e il disinteresse per la società materialistica, e il disinteresse per la società materialistica, il riconoscimento dell'importanza della realizzazione spirituale, il riconoscimento dell'importanza della realizzazione spirituale e la ricerca filosofica della verità assoluta, e la ricerca filosofica della verità assoluta. Io dichiaro che questa è conoscenza. E ciò che vi si oppone è ignoranza. Quindi tutto quello che ha elencato fino adesso Krishna, questo Krishna dichiara è conoscenza. Spiegazione. Alcune persone di scarsa intelligenza scambiano questo metodo di acquisizione della conoscenza per l'interazione degli elementi del campo d'azione, mentre si tratta in realtà dell'unica vera via di conoscenza che permette di avvicinare la verità assoluta. Non solo non rappresenta l'interazione dei 24 elementi materiali descritti prima, ma il modo di sfuggirvi. Nel verso precedente Krishna elenca quali sono questi 24 elementi dell'energia materiale. Verso precedente, quindi siamo capitolo 13, nel verso 7, nella verso e spiegazione vengono elencati questi 24 elementi. L'anima incarnata è imprigionata nel corpo composto di 24 elementi e il metodo qui descritto le servirà per liberarsi. Tutto quello che abbiamo letto fino adesso, che è conoscenza, serve per liberarsi da questo involucro, cioè dall'identificazione con questo corpo. La prima riga del verso 11 rivela l'elemento più importante. La via della conoscenza culmina nel puro servizio di devozione offerto al Signore. Qui Krishna dice: la devozione pura e assidua per me. Se non arriviamo al servizio di devozione, gli altri 19 elementi, cioè gli altri elementi che abbiamo letto qui, l'umiltà, la tolleranza e tutto il resto, non avranno alcun vero valore. Mentre se ci dedichiamo adesso in piena coscienza di Krishna, quindi se ci dedichiamo al puro servizio di devozione offerto al Signore, gli altri elementi si svilupperanno spontaneamente in noi. Perché grazie all'impegno nel servizio di devozione questi elementi si risvegliano, perché sono già presenti, vanno semplicemente risvegliati. Lo Srimad Bhagavatam lo conferma, le buone qualità, tutte le buone qualità legate alla conoscenza, si sviluppano nella persona che adotta il servizio di devozione. Questo lo potete leggere nel Bhagavatam, canto 5, capitolo 18, verso 12. Il principio espresso nel verso 8 sull'accettazione di un maestro spirituale è essenziale e di primaria importanza anche per chi desidera intraprendere con successo il sentiero della devozione. Quindi qui Srila Prabhupada, sua divina grazia Srila Prabhupada, sta sottolineando l'importanza di cercare un maestro spirituale autentico, di accettarlo, è primaria importanza, Srila Prabhupada spiega. Perché la vera vita spirituale comincia solo con l'applicazione di questo principio. Accettare un maestro, accettare una guida. Dio, la persona suprema Shri Krishna, stabilisce chiaramente qui che questa via di conoscenza è la vera via. Ogni elucubrazione, ogni cosa che se ne allontana non è che banalità. Gli elementi sopra indicati come costitutivi della conoscenza possono essere analizzati come segue. Adesso li analizza tutti, c'è la Prabhupada, e noi analizziamo l'umiltà e poi nelle domeniche successive analizzeremo gli altri. L'umiltà è la caratteristica di chi non cerca la soddisfazione di vedersi onorato dagli altri. L'umiltà è la prima parola che Krishna elenca in questi versi, Amanitvam, umiltà. Quindi l'umiltà è la caratteristica di chi non cerca la soddisfazione di vedersi onorato dagli altri.
La nostra concezione materiale dell'esistenza ci rende sempre assetati di onori. Ma per la persona dotata di vera conoscenza, cioè Hare Krishna, cioè consapevole di essere distinta dal corpo, tutto ciò che riguarda il corpo, come l'onore o il disonore, è inutile. Lo rileggo. La nostra concezione materiale dell'esistenza ci rende sempre assetati di onore. Noi vogliamo essere sempre riconosciuti per quello che facciamo. Vogliamo essere riconosciuti, ringraziati. Quindi siamo assetati di onore. Una persona che è assetata è una persona che ha tanta, tanta sete. Noi abbiamo tanta sete di onori, di essere riconosciuti. Ma per la persona dotata di vera conoscenza, cioè consapevole di essere distinta dal corpo, quindi la persona dotata di vera conoscenza, il vero erudito, in accordo con le scritture, colui che sa di non essere questo corpo, ma di essere ciò che dà vita al corpo, l'anima spirituale, tutto ciò che riguarda il corpo, come l'onore o il disonore, è inutile, no, non gli interessa. Per noi una cosa è inutile quando non ci interessa, e così è per una persona, spiritualmente parlando, sveglia. Non essere il corpo, quindi non è interessata a onore e disonore. Ebbene, quindi, non cercare questi onori materiali ingannevoli. Srila Prabhupada li definisce onori materiali ingannevoli perché ci ingannano, perché ci ingannano, perché ci fanno credere di essere qualcosa che non siamo. Bravo o brava in questo piuttosto che quello, quindi ingannano. Capita spesso che persone ignare dei principi religiosi, ma desiderose di apparire come grandi spiritualisti, aderiscono a gruppi pseudo-spirituali che in realtà non seguono alcun principio di spiritualità e in seguito si presentino come guide religiose. Noi vediamo in Kali Yuga, una delle caratteristiche di Kali Yuga è che c'è un fiorire di filosofie, di nuovi pensieri, di nuovi maestri, ognuno si referenzia da sé. E qua ce la Prabhupada definisce persone ignare dei principi religiosi, ma desiderose di apparire come grandi spiritualisti, appunto per essere riconosciuti, per avere un seguito. Nella scienza spirituale, però, bisogna avere un criterio per valutare il proprio progresso e gli elementi che stiamo studiando ci permettono di farlo. Noi possiamo vedere il nostro progresso spirituale basandoci su quello che Krishna dice nella Bhagavad Gita. Sta elencando questi principi. Allora, abbiamo parlato dell'umiltà, che è la prima parola, Manitvam, umiltà. Il Signor Chaitanya, Krishna stesso, ci ha lasciato 8 versi, che sono 8 insegnamenti principali. Il terzo verso parla proprio dell'umiltà e spiega, su Chaitanya, si dovrebbe cantare il santo nome in un umile stato di mente, sentendosi più bassi di un filo di paglia nella strada. Bisogna essere più tolleranti di un albero, privi di ogni sensazione di falso prestigio e sempre pronti a offrire i nostri rispetti agli altri. In tale stato di mente è possibile cantare il santo nome del Signore costantemente. Chi lo conosce in sanscrito lo può ripetere insieme a me. Trinada pi sunicena tarora pi saishnuna amanina manadena kirtania sadari. Questo è fondamentale, questo verso è fondamentale, perché qua Krishna, Dio, la persona suprema, ci sta dicendo qual è l'attitudine che dobbiamo coltivare per cantare, recitare costantemente i santi nomi di Dio. Ne ripetiamo insieme in italiano. Si dovrebbe cantare il santo nome, si dovrebbe cantare il santo nome in un umile stato di mente, in un umile stato di mente, sentendosi più bassi, sentendosi più bassi di un filo di paglia nella strada. Un filo di paglia nella strada. Bisogna essere più tolleranti di un albero. Bisogna essere più tolleranti di un albero. Privi di ogni sensazione di falso prestigio. Privi di ogni sensazione di falso prestigio.
e sempre pronti a offrire i nostri rispetti agli altri. In tale stato di mente è possibile cantare il santo nome del Signore costantemente, sempre. Costantemente, sempre, in ogni momento. Questo è lo stato di mente che dovremmo coltivare. Umiltà significa coltivare questa attitudine, di essere pronti a offrire ogni rispetto agli altri senza aspettarsi nulla in cambio, né a livello grossolano né a livello sottile. Noi siamo abituati in una società a dare per ricevere qualcosa. Che sia il nostro tempo, che siano i nostri soldi, che siano le nostre attenzioni, che siano i nostri consigli, qualsiasi cosa noi la diamo perché ci aspettiamo comunque qualcosa in cambio. E facciamo così anche con Dio, la persona suprema. Ci rivolgiamo a Lui anche per avere qualcosa in cambio. Salute, ricchezza, famiglia, benessere, questo e quello. Ma l'umiltà, quella che Krishna ci sta insegnando, quella di cui si parla in questo verso, significa proprio sentirsi più bassi di un filo di paglia nella strada, più tolleranti di un albero, privi di ogni sensazione di falso prestigio e sempre pronti a offrire i nostri rispetti agli altri, senza desiderare nulla per sé. Dopo aver letto questo verso, uno potrebbe pensare, suona semplice, sono abbastanza, essere umili. Non è così semplice. Se noi pensiamo ai grandi santi, alle guide, ai maestri, alle persone sagge, abbiamo l'idea, la visione di una persona umile, una persona mite, una persona sottomessa a Dio, una persona che ha il desiderio di condividere la gioia della vita spirituale con tutti gli altri, che è compassionevole, che è misericordioso. Questa è l'immagine che abbiamo di una persona umile. E quindi noi potremmo pensare, ma per me a livello pratico cosa significa essere umile? Qui si parla di sentirsi più basso di un filo di paglia nella strada. Il filo di paglia viene calpestato costantemente. Noi dobbiamo sentirci più bassi di questo filo di paglia. Poi bisogna essere più tolleranti di un albero. E l'albero ci insegna tantissime cose, perché l'albero dà rifugio. Tollera il freddo, tollera il caldo, tollera la neve, quando fa caldo ci dà ombra, ci dà la legna per scaldare la casa. Quindi è tollerante, tollera qualsiasi cosa per gli altri, per il beneficio. Qualcun altro gode sempre o dell'ombra o della legna o di questo o di quello. Questo significa essere tolleranti, essere compassionevoli, essere umili. Quindi qua si parla di essere più tolleranti di un albero, quindi ancora di più. L'albero non fa distinzione, qualsiasi persona può andare e cercare rifugio sotto un albero, non fa distinzione di colore, di razza, di provenienza, di niente. E così una persona santa, una persona saggia, una persona impegnata nella vita spirituale non fa distinzione, è come l'albero, è pronta a dare rifugio a chiunque. Priva di ogni sensazione di falso prestigio, cioè cosa significa? Nel mondo materiale solitamente noi veniamo educati a coltivare una profonda fiducia in noi stessi, veniamo educati a essere, a emergere. Una persona che si sente inadeguata, una persona che è umile, una persona che è mite, generalmente nel mondo materiale soffre di depressione perché si sente inadeguata, si sente inadatta e quindi da amici a psicologi, a vicini di casa, chiunque ci insegna fin da bambini a contare sulle nostre forze, a emergere, a coltivare l'orgoglio, a pensare di essere qualcosa di speciale. Quante volte tu sei speciale, quante volte ci è stato detto. Quindi
è esattamente l'opposto di quello che, di quelli che sono gli insegnamenti spirituali. A livello materiale, una persona che si sente umile, una persona che si sente inadeguata, sperimenta depressione, sperimenta tristezza. A livello spirituale, umiltà significa onestà. Perché significa onestà? Perché noi comprendiamo che tutto ciò che noi abbiamo, qualsiasi cosa, dagli occhi, dagli arti, da quello che ci circonda, non l'abbiamo creato noi, non è nostro e non l'abbiamo creato noi, dobbiamo ringraziare qualcun altro. Quindi di che cosa dobbiamo essere orgogliosi? Perché coltiviamo questo orgoglio? Perché? Perché ci identifichiamo con qualcosa che non siamo. Invece umiltà significa onestà, cioè capire realmente chi siamo. E noi vediamo che a livello materiale noi veniamo umiliati costantemente. Questo chiunque lo può sperimentare. Veniamo umiliati a livello fisico perché dobbiamo tollerare tanti disagi che il corpo procura. Noi siamo anime spirituali, al momento ce lo siamo dimenticati, siamo identificati in questo corpo e questo crea disagi, crea tanti problemi, una ricerca affannosa per essere felici, una ricerca che non dà mai i suoi frutti in realtà. E siamo umiliati dalle persone che ci circondano, dal mondo che ci circonda. Siamo umiliati dal compagno, dalla compagna che tradiscono la nostra fiducia, che tradiscono il nostro voler condividere tutto con loro, che ci tradiscono a livello grossolano, a livello sottile. Veniamo umiliati da figli ingrati. Chi di voi è madre o padre sa cosa vuol dire fare tutto per i figli e poi ricevere un "ti saluto". Ormai mi devo dedicare alla mia vita. Quindi noi veniamo umiliati anche da quello. Veniamo umiliati dallo Stato. Nessuno pensa al tuo benessere. Sono tutte frasi fatte. Com'è che, aspetta, c'era la pubblicità? Noi lavoriamo per Roma. Ma non è vero. Ognuno lavora per se stesso. Non c'è tempo e non c'è mai. E non c'è tempo, mai. Ci sono soldi e non rimangono. Quindi noi veniamo umiliati costantemente, umiliati da chi lavora con noi, dai nostri responsabili. E infatti a livello materiale, quando noi mostriamo umiltà, pensate, se avete per chi lavora, magari quando c'è il capo reparto, il responsabile, noi mostriamo umiltà perché vogliamo qualcosa in cambio. Però l'umiltà di cui si parla qui è la realizzazione spirituale. È comprendere quanto siamo piccoli, quanto siamo insignificanti, quanto siamo dipendenti da Dio. E questo realizzare che siamo piccoli, che siamo insignificanti, che siamo dipendenti da Dio, rende una persona santa, una persona elevata, felice. È felice. Perché? Perché sa di dipendere, realizza di dipendere dalla persona suprema. E Krishna stesso, nei suoi lila, nei suoi passatempi, ci mostra, ci dà tanti esempi di umiltà. Per esempio, in un sacrificio, in una yagya che stava compiendo Re Yudhisthira, Krishna stesso sceglie come servizio quello di lavare i piedi dei saggi e dei maestri che avevano partecipato a questo sacrificio. E anche Gesù, mi ricordo che c'è un lila, un passatempo di Gesù in cui lui lava i piedi ai suoi discepoli. Sì. E perché lo fa? Perché lo fanno? Per insegnarci, perché il migliore insegnamento è l'esempio, per insegnarci che l'umiltà è la caratteristica delle persone evolute, delle persone spiritualmente avanzate.
non è qualcosa di esterno, non è un'ostentazione, un'umiltà non legata a Dio, la persona suprema. Quindi un'ostentazione è semplicemente arroganza, non è umiltà. Umiltà significa proprio quando noi realizziamo che dipendiamo da Dio, la persona suprema, e che tutto deve essere fatto per Lui. Quindi prima si parlava di questo verso in cui il Signor Chaitanya dice che in questo modo è possibile cantare costantemente il Santo Nome. Allora uno potrebbe pensare, ma per me praticamente cosa vuol dire quindi sentirmi più basso di un filo di paglia, più tollerante di un albero, privo di ogni falso prestigio? Vuol dire mortificarmi? Vuol dire annullarmi? Vuol dire nulla per me? Questo significa umiltà? No, Krishna ci sta insegnando che umiltà significa tutto per Lui, tutto per Dio, come dice qui. Una devozione pura e assidua per me, questo significa umiltà, tutto per Lui, cioè tutto per uno scopo superiore, tutto per soddisfare Dio, la persona suprema. Quindi uno si potrebbe chiedere, come faccio a capire se Dio è soddisfatto? Lo sento nel cuore, a un livello di purezza, a un livello elevato. I santi, le persone sagge sono sempre legate a Dio, la persona suprema, quindi Krishna parla, gli parla costantemente dal cuore. Al nostro livello di aspiranti spiritualisti, soddisfare Krishna, soddisfare Dio, la persona suprema, significa soddisfare il suo servitore, soddisfare Srila Prabhupada, soddisfare il maestro e soddisfare i suoi devoti. Questo significa umiltà, agire per soddisfare Krishna. E questo ci rende felici. Questo ci rende felici. Perché ci rende felici? Perché Krishna è felice, i suoi puri devoti sono felici. Quando noi ci rendiamo conto dei nostri sbagli, dei nostri errori, se non siamo umili, noi proviamo disagio nel riconoscere le nostre cattive abitudini, nel vedere i risultati delle nostre attività peccaminose. Perché proviamo disagio e malessere? Perché ci pensiamo grandi, ci pensiamo speciali? Questo vedere i propri difetti, i propri limiti, le proprie mancanze ci fa vedere realmente qual è il nostro livello, dove siamo veramente posizionati, e questo ci deprime. Una persona umile, quando vede le proprie difficoltà, o quando pensa alle azioni peccaminose che ha compiuto, o quando vede i propri errori, non prova disagio perché pensa di essere una persona importante, una persona orgogliosa. Prova gioia, perché pensa, nonostante tutti questi miei difetti, nonostante tutti questi miei limiti, nonostante tutte queste mie difficoltà, Dio, la persona suprema, mi accetta e mi benedice. E questo lo rende felice. Lo rende veramente felice. Per questo si parla della gioia dell'umiltà. Noi possiamo vedere a che livello noi siamo di avanzamento spirituale. Se proviamo gioia, o siamo contenti quando veniamo glorificati, quando veniamo apprezzati, quando veniamo ringraziati per quello che abbiamo fatto, e proviamo gioia nel sentire parlare di noi e delle nostre glorie, tra virgolette, allora quello significa che la nostra coscienza è bassa. Il falso ego è alto, l'orgoglio è alto e l'umiltà è bassa. Quindi la nostra coscienza è giù. A livello materiale succede il contrario. A livello materiale noi siamo felici quando qualcuno parla di noi. Se sperimentiamo un gusto superiore, quando qualcuno ci glorifica. A livello spirituale no. Umiltà significa
voler ascoltare le glorificazioni di Krishna e dei suoi puri devoti. E questo noi lo possiamo sperimentare, ognuno di noi può vedere a che livello di avanzamento è, se prova piacere nell'ascoltare le glorie di Krishna e dei suoi puri devoti e se non vuole essere al centro. Quindi ognuno di noi può fare questa piccola prova, questo piccolo esperimento e vedere a che livello è. Questo verso è veramente fondamentale, perché qua si parla di uno stato di mente, l'umiltà è uno stato di coscienza, non è qualcosa di esterno, non la si raggiunge attraverso uno sforzo mentale o intellettuale o attraverso elucubrazioni, no, è il risultato di una devozione, cioè di una comprensione di chi realmente siamo. Quindi se comprendiamo quanto siamo piccoli e quanto siamo insignificanti, allora possiamo comprendere quanto Dio, Krishna, la Persona Suprema, è grande, e questo ci permette veramente di essere umili e quindi siamo veramente felici. E siamo pronti a rispettare tutti gli altri esseri senza aspettarci rispetto per noi stessi. Se noi vogliamo amore, dobbiamo prima di tutto dare amore. Se vogliamo essere rispettati, dobbiamo prima di tutto dare rispetto. Se vogliamo essere tollerati, dobbiamo prima di tutto essere tolleranti. Se invece siamo assetati qui di onori, come Srila Prabhupada dice, una persona che vive così, che è sempre assetata di onori, che quindi non è consapevole di essere distinta dal corpo, soffre. Soffre perché? Perché vuole sempre qualcosa. Vuole sempre qualcosa. E la ricerca di onori è una forma di intossicazione. Ci sono gli intossicanti grossolani, che sono fumo, alcol, droga e via dicendo, e ci sono gli intossicanti sottili. La ricerca di onore, di fama, di distinzione, l'essere riconosciuti sono intossicanti, è una forma di intossicazione. E questa intossicazione non ci permette di risvegliare il nostro vero e puro amore per Dio. Quindi dobbiamo coltivare questa attitudine di agire senza aspettarsi nulla in cambio. E per fare questo dobbiamo seguire l'esempio degli acharya, dei devoti, e servirli. Servirli significa servire le loro istruzioni, perché altrimenti la ricerca di onori ci farà molto male, ci farà soffrire. Questo lo sperimentiamo sempre. Quando facciamo qualcosa e vogliamo qualcosa in cambio, è una frustrazione costante. No? L'avete sperimentato? Quando fai qualcosa per tuo figlio o tua figlia e ti aspetti che tuo figlio o tua figlia faccia qualcosa per te, rimani frustrato. L'amore spirituale non è così, l'amore per Dio non è così, e agire solo per la sua soddisfazione. Questo ci libera da questa concezione materiale. In tutte le scritture, in tutti gli insegnamenti, questa qualità dell'umiltà è sottolineata ripetutamente, perché è basilare. Non a caso qui Krishna la pone come prima parola, l'umiltà. Umiltà, modestia o assenza di orgoglio, non violenza, tolleranza, semplicità. Queste sono tutto questo che ci spiega è conoscenza. Quindi dobbiamo coltivare questa attitudine, perché si usa questo verbo coltivare? Perché
il servizio di devozione, l'impegno per agire, per soddisfare Dio, la persona suprema, è come una pianticella, è come una pianta va coltivata, va curata, bisogna togliere le erbacce quando crescono, e così anche queste caratteristiche, queste pure caratteristiche vanno coltivate, come? Attraverso il canto dei santi nomi di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Attraverso l'impegno nel servizio di devozione, attraverso la compagnia dei devoti, attraverso lo studio delle scritture. E così, come spiegato qua, queste buone qualità si sviluppano nella persona che adotta il servizio di devozione. Bhakti Yoga. Yoga significa unione. Unione con, con chi? Unione con Dio. Bhakti è lo yoga della devozione, lo yoga dell'amore, cioè che ci permette di risvegliare questo puro amore per Dio, che è presente ed è al momento latente. Perché lo vediamo che noi abbiamo necessità di condividere con qualcuno l'amore, e se non lo indirizziamo verso Krishna, Dio la persona suprema, lo indirizziamo verso qualcos'altro o qualcun altro, che però regolarmente sarà per noi fonte di disagio, perché non sarà mai un amore eterno. Tutto finisce in questo mondo materiale, tranne le relazioni spirituali. Quindi è importante comprendere che l'umiltà è gioiosa, non è fonte di malessere o depressione. Noi in quest'epoca viviamo in uno stato di ansia continua, fin da quando siamo piccoli. Un bambino è in ansietà quando è piccolo, perché ha paura che a scuola gli amici gli facciano qualcosa. È in ansia perché vuole crescere, vuole affermarsi. È in ansia perché i genitori sono in ansia per lui, perché hanno paura che gli succeda qualcosa. Poi arriva l'adolescenza, è in ansia perché vuole avere un compagno, una compagna, una ragazza, un ragazzo, ma pure gli altri, magari vogliono la stessa ragazza, lo stesso ragazzo, e quindi litigano. Poi arriva il mondo del lavoro, altra ansia, perché devi trovare un lavoro adatto, non lo trovi, quindi devi accontentarti di quello che ti arriva. Anzi, ti dicono che se hai anche un lavoro sei pure fortunato, perché c'è crisi, quindi altra ansia, devi accettare una situazione che ti crea disagio. Cerchi delle relazioni perché vuoi un amore eterno, ansia perché vieni tradito o tradita costantemente, o a livello proprio grossolano di corpo, o a livello sottile, idee diverse, desideri diversi. C'è l'ansia della vecchiaia, il corpo sta invecchiando, non posso più fare quello che facevo prima. Vorrei, ma non lo posso fare. La mia mente mi propone di fare una cosa, ma non lo posso fare. E quindi ansia. Ansia perché si sta avvicinando la morte. Quindi è un'ansia costante. Noi veniamo educati a vivere in maniera ansiosa fin dall'inizio e ci sembra che sia normale. Ti sembra normale tutto ciò, ma non è normale per l'anima spirituale. Non è normale. Quindi questa conoscenza ci permette di liberarci da quest'ansia. E non ci si libera con dei farmaci, e non ci si libera pagando qualcuno che debba ascoltare i tuoi problemi, non ci si libera in quel modo. Ci si libera solo risvegliando l'amore per Dio, altrimenti quest'ansia è e sarà una costante, non solo di questa vita, ma anche delle prossime. E quindi per questo qua Krishna ci sta dicendo: tutto ciò che ho elencato fino adesso è conoscenza, è libertà, è vera libertà ed è vera felicità, tutto il resto è ignoranza.
Io mi fermo qui. Vi ringrazio innanzitutto per l'ascolto. Vi chiedo se ci sono, se volete fare delle domande, se ci sono degli argomenti che volete approfondire, argomenti inerenti all'argomento che abbiamo trattato. Sì, allora un attimo, non c'è il microfono. Krishna, ti ringrazio di questa lettura molto bella, molto interessante. Ti volevo chiedere sull'ultimo discorso che hai fatto, che hai detto le relazioni spirituali non finiscono, sono eterne. Cioè, la relazione con Krishna è eterna, ma anche con gli altri. Sì, anche con il maestro spirituale, con i devoti. Quando c'è Krishna al centro, queste relazioni sono eterne. Srila Prabhupada ha detto che nel mondo spirituale ci sarà la ISKCON e ci riconosceremo tutti. Chiaramente non ci riconosceremo con i problemi che abbiamo in questo mondo, però ci riconosceremo come anime spirituali, come aspiranti servitori di Dio, la persona suprema. Quindi sono eterne. Perché poi ci rincarniamo, ci ritroviamo in un altro pianeta simile, diciamo. No, nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale. Ecco, nel mondo spirituale che ci ritroveremo. Sì. Sono eterni. Invece in questo mondo materiale la differenza è che qualsiasi relazione, quante volte l'abbiamo sperimentato, quante volte ci siamo promessi amore eterno con qualcuno, amicizia, poi finisce. Certo. Perché? Perché questo mondo materiale è caratterizzato da una visione ego, da un approccio egoistico ed egocentrico. E poi ti volevo chiedere un'altra cosa che hai detto all'inizio, più o meno, che tramite il servizio devozionale si sviluppano queste doti. Sì. Però in realtà uno che non ha queste doti, non so se ha voglia di fare il servizio devozionale. Allora, in realtà non è che si sviluppano, si risvegliano, perché sono già presenti nell'anima spirituale, come anima spirituale. Queste qualità sono già presenti, che al momento sono semplicemente coperte, le abbiamo dimenticate, sono coperte dai desideri materiali che sono nati a contatto con le tre influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza. Srila Prabhupada fa un esempio bellissimo, molto semplice, come tutti gli esempi di Prabhupada, è molto chiaro e diretto. Fa l'esempio della goccia di pioggia che scende dalla nuvola. Prima di venire a contatto col terreno è goccia d'acqua. Al momento che, quando tocca il terreno, la terra, diventa fango, perde. Ma non è che non ha più quella purezza, è che quella purezza viene coperta dal fango. E quindi poi ci vuole un metodo per filtrare. Ci vuole un metodo per filtrare quest'acqua. Quindi per togliere quella sporcizia, nell'esempio, in questo esempio, per togliere il fango, per farla tornare all'acqua pura. E così è la nostra coscienza. È pura in quanto anime spirituali. Ma questa coscienza, a contatto con l'energia materiale, è coperta questa purezza. Allora uno potrebbe chiedersi, ma l'energia spirituale è così forte, come mai a contatto con la materia perde? Elisabetta, eri tu l'altra volta che mi hai fatto questa domanda. Perché? Perché anche l'energia materiale è l'energia di Krishna, l'energia divina, quindi anche lei è molto forte. Perché copre questi desideri? Perché glielo permettiamo noi. Perché anziché coltivare una coscienza spirituale, una coscienza divina, decidiamo di coltivare un'altra coscienza. Nella Bhagavad Gita, nel capitolo 16, sì, capitolo 16, si parla di natura divina e natura demoniaca, le caratteristiche di queste due nature. E di come noi scegliamo quale natura deve emergere piuttosto che un'altra.
Poi c'è un bellissimo esempio sempre su queste due nature, per capire meglio perché viene tutto viene coperto. Non so se è un esempio buddista o cinese, non mi ricordo. Fa l'esempio come se ci fossero due cani. Entrambi hanno fame, entrambi abbaiano, vogliono cibo. Questi due cani rappresentano queste due nature, la natura divina e la natura demoniaca. Entrambi vogliono vivere. Chi sopravvive? Il cane a cui noi diamo cibo. E chi glielo dà il cibo? Glielo diamo noi. Come? In base alle scelte che facciamo, in base ai pensieri che coltiviamo, in base alle azioni. E quindi sopravvive uno, si ammala l'altro. Poi a volte più uno più l'altro. Però ecco, per questo... Assolutamente sì, sì. Sì, sì, ci vuole, c'è la benedizione, la misericordia di Krishna, Dio la persona suprema, e contemporaneamente ci vuole lo sforzo, ossia il desiderio, uno sforzo con intelligenza. E questo sforzo, se noi comprendiamo realmente quello che vogliamo ottenere, cioè il puro amore per Dio, la rarità, il puro amore per Dio, quello sforzo noi lo facciamo, perché basta pensare a quanto ci sforziamo per ottenere ciò che ci interessa, a quante austerità volontariamente, quante austerità noi volontariamente accettiamo per ottenere quello che ci interessa. Ognuno può farsi un esame di coscienza e può dire: wow, io faccio così tanto per quello che interessa a me. Tanto. Quindi lo sforzo è richiesto. Perché è richiesto, e Krishna è soddisfatto di quello sforzo, è reciproca. Perché come spiega Krishna nella Bhagavad Gita, io reciproco con le persone. Così come noi reciprochiamo con qualcuno, se qualcuno si mostra con noi gentile, cordiale, desideroso di conoscerci, desideroso di stabilire una relazione con noi, noi subito reciprochiamo. Ma se non c'è questo interesse dall'altra parte, una relazione d'amore è una relazione d'amore disinteressata, non puoi obbligare. Quindi Krishna non obbliga. Bisogna sforzarsi, sì. Grazie. Grazie a te, Krishna. Ci sono un po' di saluti da Ilaria, Santo, Massimiliano, Paola, Hare Mauro, Krishna. Claudia. Poi c'è Massimiliano che rivolge una domanda. Dice: come si fa ad essere veramente umili? Perché alcune volte l'umiltà può sembrare vanità. Per esempio, io dico di essere umile, ma in realtà posso essere vanitoso. Hare Krishna. Sì. Infatti, quando l'umiltà non è unita, non è collegata a Dio, la persona suprema, è arroganza. Arroganza, oppure può essere anche vanità, oppure può essere uno show di... È reale umiltà quando realizziamo di essere veramente piccoli e siamo felici di questo. È come un bambino. Il bambino si sente piccolo, si sente, chi ha figli lo sa. Il bambino ha bisogno di protezione, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di guida ed è felice di pensare che il padre, che il papà, ricopre tutti questi ruoli. Quindi lui dipende dal padre in maniera felice, in una situazione normale, ordinaria. Non prendiamo come esempio quelli di Kali Yuga, dove per esempio purtroppo ci sono anche disastri familiari. Però normalmente un bambino è felice nel dipendere dal padre, nel sapere che il padre lo protegge, nel sapere che il padre o la madre lo proteggono, lo guidano, si prendono cura di lui. Allora, essere umili
spiritualmente significa proprio realizzare che Krishna è Dio la persona suprema e la verità ultima, è la verità assoluta, e che noi dipendiamo da Lui. Per ogni cosa noi dipendiamo da Lui. Può succedere qualsiasi cosa, da un giorno all'altro potrei avere dei malesseri fisici, malesseri mentali, non sono sotto il mio controllo. Io non controllo nulla. Quindi essere umili spiritualmente significa proprio realizzare, realizzare quanto Dio è grande ed esserne felici. Come un bambino è felice nel vedere mio papà è proprio un eroe, o sa fare così tante cose. È felice, normalmente non prova invidia per il padre, anzi prova ammirazione, apprezzamento, ha desiderio di stare col padre. Non so se risponde alla domanda, però questo significa essere spiritualmente umili, altrimenti non è un'esibizione esterna e non attrae Krishna o i puri devoti. Krishna è attratto da un'umiltà reale. Non so se risponde alla domanda, vediamo se Massimiliano risponde. Intanto saluto anche Santo, Ilaria, Paola, Mauro, Paolo e Claudia, e Krishna. Ecco, va bene. Jai, Shila Prabhupada ki jai. Volevi chiedere qualcosa? No, vero, avevi visto col microfono in mano.